Buongiorno a tutti. Registro questo video per diciamo, creare un'introduzione alla tecnica embroidery, della quale sto iniziando ad interessarmi, come sempre, in maniera diretta e spedita. Per quanto riguarda la tecnica embroidery, sappiamo che è diciamo, teoricamente una tecnica di ricamo, quindi si ricama in un particolare modo su dei particolari tessuti, però per quanto riguarda il nostro caso il ricamo avviene con le perline. Allora, diciamo che i materiali di base sono le stoffe, comunque i materiali sui quali si ricama, che sono fondamentalmente due. Uno si chiama lacy stiff stuff, scusate la pronuncia, ed è quello proprio dove sul quale si incollano i cabochon e si ricama, e poi c'è l'alcantara, che è una specie, diciamo, di finto cuoio. L'alcantara è un materiale che viene utilizzato per, diciamo, varie superfici, e ha un marchio che è detenuto proprio dalla ditta Alcantara S.P.A. C'è anche appunto il sito proprio del materiale, e si trova vicino, mi pare, Terni. Questo tessuto, come vari altri tessuti, non ha né trama né ordito, quindi è un tessuto, diciamo, liscio. Viene utilizzato soprattutto per magari l'abbigliamento, soprattutto per l'arredamento, divani, cuscini, eccetera, insomma, ed è però un materiale composito con, diciamo, l'utilizzo di più processi per la lavorazione. Questa alcantara può essere tranquillamente sostituita con del finto cuoio, o anche, volendo, con altri tipi di stoffa, sempre scamosciata comunque. Per quanto riguarda il lacy stiff stuff, invece è un materiale particolare e preciso. Allora, qualcuno sostituisce questi materiali con del feltro, però vi assicuro che non è la stessa cosa, né feltro né pannolenci, perché tendono a sfilarsi maggiormente. Quindi io comunque vi consiglio di prendere i materiali appositi, che io ho preso su Grassi Creazioni. Ho trovato questo sito dove ci sono entrambi i materiali, cioè sia lacy stiff stuff, anche se non c'è proprio il nome, è chiamato tessuto bianco per embroidery, comunque c'è proprio la sezione embroidery, e sia l'alcantara a pezzi. Comunque l'alcantara è probabile che la troviate anche in, come si dice, in merceria, insomma, quindi niente di particolare. E io vorrei sviluppare questa tecnica con voi passo a passo, e quindi penso sia indispensabile partire appunto dall'utilizzo dei materiali, dalla descrizione dei materiali. Oltre a queste cose, ci sono anche degli aghi più piccoli appositi per la tessitura all'embroidery, però comunque queste sono cose relative. L'importante è che ci siano questi due materiali, l'alcantara e lacy stiff stuff. Per quanto riguarda gli altri materiali, dovete procurarvi cabochon, perline, delica, rocaille, quello che volete, gocce, insomma quello che preferite, e poi le dovete comporre comunque a vostro piacimento. La fantasia ha una fortissima componente in questa tecnica, quindi dovete disporle a vostro piacimento, creare comunque delle fantasie che preferite. Vi anticipo soprattutto una cosa. Allora, per quanto riguarda questa parte, insomma, del mio canale, io tratterò soltanto la tecnica embroidery nei gioielli, quindi gioielli realizzati con la tecnica embroidery, quindi non farò borsette, non farò centrini, non farò niente di tutto ciò, cioè realizzerò gioielli con la tecnica embroidery. Per me la cosa importante è che voi vi avventuriate con me
in questa, appunto, in questo territorio abbastanza sconosciuto. Vorrei una grande collaborazione, spero che anche voi, insomma, reperirete qualche informazione, me la farete avere, insomma. Spero che con me, insieme a me, diciamo, realizzerete questa tecnica in modo tale che, volendo, potremmo crescere insieme. Oggi vedrò di fare anche l'altro tutorial sul peyote, quello della stella, però volevo appunto introdurre questo nuovo argomento perché, visto che sto iniziando a svilupparlo, vorrei, insomma, vorrei che voi foste partecipi di questa mia decisione e vorrei che collaborassimo tutti insieme, insomma, sperando che a voi non dispiaccia. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi lascio nel box il link del sito dove vendono l'alcantara e le stiff stuff, secondo me è un buon sito. E anche se riesco a ritrovarli, i link di alcuni video di YouTube che mostrano la lavorazione appunto alle embroidery. Quindi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti. Ciao ciao.